Viaggi di Donne nasce da un percorso studiato che parte dal Festival delle Donne e arriva poi a questa mostra che si è sviluppata grazie a queste 19 artiste, tutte opere inedite. Hanno letto il bando, hanno partecipato ed è stato bellissimo conoscere loro in primis e poi vedere come con tanti modi diversi sono riuscite ad esprimersi, perché ognuna ha detto il suo col proprio linguaggio artistico, quindi per questo abbiamo deciso di chiamarla Linguaggi di Donne, perché non ci sono solo pitture e fotografie, c'è anche scultura, ci sono i video, ci sono le poesie, ci sono installazioni, e sono molto, veramente molto contenta della riuscita della mostra e anche del fatto che tutte le artiste si siano messe così in gioco. È da marzo che era in programma questa mostra in seguito al convegno Donne al Lavoro e finalmente ci siamo riusciti. Siamo stati onorati, contenti di poter organizzare un evento totalmente al femminile e soprattutto perché sono donne anche le organizzatrici, il team organizzativo, Anna D'Atena, Chiara Marazzi, Greta Mariani, Imma Russo, Daniela Marchesetti, hanno fatto un lavoro egregio sia di scelta di opere ma soprattutto di organizzazione. Appunto questo percorso che è tutto al femminile e che mette proprio al centro la donna con tutte le sue potenzialità, le sue caratteristiche. Sembra strano ancora nel 2020 che dobbiamo parlare di queste cose, però purtroppo le notizie che ci arrivano spesso mettono la donna in un piano troppo inferiore rispetto all'uomo e non ce lo possiamo più permettere, per cui va benissimo che si parli al femminile, va benissimo che appunto oggi possiamo apprezzare che l'arte non è altro che espressione di sensibilità, è la concretizzazione di quello che passa all'interno dell'animo di una persona e che cerca di comunicarlo.